27 novembre 1941. Con la sconfitta nella battaglia di Gondar in Etiopia, l'Italia perde l'Africa orientale. Fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, l'Africa orientale italiana comprende l'insieme dei possedimenti coloniali italiani nel Corno d'Africa. Era stata proclamata da Benito Mussolini il 9 maggio 1936, dopo la conquista italiana dell'Etiopia. Insieme alla Libia e ad alcune isole dell'Egeo, questi territori vengono rappresentati dalla propaganda fascista come l'impero del Duce. In Africa orientale, il potere politico, amministrativo e militare è nelle mani di Amedeo di Savoia, duca d'Aosta. Il governo fascista favorisce l'arrivo massiccio di coloni italiani dalla madrepatria. La colonizzazione contadina costituisce il grosso dell'emigrazione. Accanto a essa, in numero molto minore, anche altre categorie necessarie per l'organizzazione e lo sviluppo dell'impero. Gli inglesi, che detengono e vogliono mantenere il predominio sul Mar Rosso, non vedono di buon occhio le mire espansionistiche italiane. Quando nel giugno del 1940 Mussolini decide di entrare in guerra, il Corno d'Africa diventa immediatamente terreno di scontro tra Italia e Inghilterra. Il 4 luglio 1940 le truppe italiane conquistano Cassala dopo una breve offensiva. Ma dopo una parvenza di successo iniziale, l'Italia subisce il contrattacco alleato su più fronti. Con una doppia offensiva in Eritrea e Somalia, le forze britanniche, supportate dalla resistenza dei guerriglieri etiopi, superano rapidamente la difesa delle forze italiane e occupano completamente l'Africa orientale italiana. Il duca d'Aosta, che si era asserragliato con 7.000 uomini sul monte dell'Amba Alagi, senza più acqua né viveri, è costretto ad arrendersi. Le ultime resistenze italiane cessano il 27 novembre del 1941, quando anche la guarnigione di Gondar è costretta alla resa. Dopo poco più di un anno di guerra, le velleità di un impero italiano in Africa vengono spazzate via definitivamente.